In Venezuela si è trasformata in bagarre una seduta parlamentare a causa dei contestati risultati elettorali. Secondo l'opposizione, 7 dei suoi membri sono stati colpiti mentre protestavano contro il divieto che impedisce loro di parlare in assemblea. Il fronte che fa capo a Enrique Capriles continua a non riconoscere la legittimità di Nicolás Maduro. Andremo avanti con la nostra battaglia avanzando millimetro dopo millimetro per dare un'opportunità al Venezuela del futuro. È per questa ragione che hanno fatto ricorso alla violenza, perché stiamo per trionfare. Ci avete rubato le elezioni, questa è la verità, non si ferma Enrique Capriles, che ha accusato di frode il governo chiedendo di verificare manualmente i voti delle elezioni del 14 aprile scorso che hanno infiammato le piazze. Il delfino designato da Hugo Chavez ha avuto la meglio con una differenza risicata che è in termini percentuali dell'1,49%. La contestazione del candidato dell'opposizione punta fino alla Corte Suprema con l'obiettivo di tornare alle urne.